This year, set a self-improvement goal, like socially dominating your friends with your superior streaming knowledge. Catch up on the hits you missed with Prime Video, from Reacher to Taylor Swift, The Eras Tour Extended Version, and The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Watch everything included on Prime. Rent or buy new releases. Add on hundreds of streamers. One app, one password. Prime Video. Find your happy place. Restrictions apply. Prime membership not required to rent or buy. See Amazon.com/AmazonPrime for details. Pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati nostalgici, ma non troppo. Si sentono così molti pensando e ripensando agli anni 90. Si è sentito così forse anche Max Pezzali, ex 883, che tanto successo ha avuto proprio in quegli anni che oggi li ricorda in un libro a cui vogliamo dare spazio perché ci permette di ricordare appunto quel decennio in musica. Stiamo parlando di un'epoca pre-avvento dei social, di anni raccontati da Pezzali tramite storie di tarda adolescenza, fra bar, provincia, vasche in centro, storie insomma nelle quali si rivedono due generazioni attraverso canzoni come Con un Deca, Weekend, La dura legge del gol, prima ancora che Hanno ucciso l'uomo ragno o Sei un mito. Pezzali dunque, originario di Pavia, classe 1967, di quegli anni è stato narratore e anche icona. Non a caso ha da poco pubblicato Max90, la mia storia, i miti e le emozioni di un decennio fighissimo, Sperling e Coffer naturalmente come editore, un libro a tema fra l'autobiografico e il racconto del decennio. Si procede infatti per oggetti, per marche, situazioni simbolo, citando i suoi testi dell'epoca da 5 milioni di copie che nel bene o nel male hanno trovato lo spirito del tempo. Perché ora questo libro? Beh, Pezzali lo ha spiegato in una intervista alla rivista Rolling Stone, nella quale ha detto: perché la mia carriera è andata molto in fretta e negli anni 90 ero più concentrato sul fare che sul riflettere su quanto stesse accadendo. Sono cresciuto a Pavia e lì sono rimasto anche quando ho fatto successo, il solito bar, gli amici di sempre, era il mio reality check. Mi è stato utile per mantenere il contatto con la realtà, per scrivere da un punto di vista non privilegiato. D'altra parte però non mi sono goduto tutto quello che accadeva. Oggi mi stupisco che quei racconti sul mio piccolo mondo siano stati condivisi da così tante persone. Alla domanda su chi siano stati gli 883 negli anni 90, beh, ecco la risposta testuale di Pezzali. Due sfigati un po' borderline che si erano affacciati a quel decennio col sogno della musica e la consapevolezza che però fosse arrivato il momento di portare un pasto caldo in tavola. E nel 1990 facevo il servizio civile, era il mio anno sabbatico in cui avrei dovuto capire cosa fare della mia passione. Mauro, cioè Mauro Repetto, che studiava lettere moderne, lo stesso. Scrivevamo pezzi, ne abbiamo mandato qualcuno a Radio DJ, a Claudio Cecchetto, e lui non era un discografico classico, ma uno che con la sua radio poteva rischiare su un nuovo progetto mandandolo in onda. Beh, insomma, gli siamo piaciuti, nel settembre del 91 abbiamo cominciato a lavorare il primo album, hanno ucciso l'uomo ragno, scusate, che nel 92 è arrivato proprio primo in classifica, solo che, racconta ancora Pezzali, sapeva che nessuno sapeva che volto avessimo perché non eravamo ancora mai comparsi in pubblico. E ancora dei 90, ecco che l'artista Pezzali racconta: nel 1994 mi sono connesso per la prima volta a internet con sistemi preistorici, credevo che sarebbe stato il miglioramento definitivo nella vita di tutti, credevo a una rete rivoluzionaria ed egualitaria, chi l'avrebbe immaginato che dare l'accesso a tutti avrebbe portato online la scarsità di pensiero del mondo, ma eravamo ingenui. Insomma, per chi si rivede nelle parole di Pezzali il libro è un'occasione certamente imperdibile, almeno quanto riascoltare una delle sue canzoni del 99, come Nient'altro che noi, un brano che inizia con il suono di un'armonica a bocca e nel videoclip ecco le immagini di un cowboy in sella al suo cavallo, poi altre immagini a fumetti, tutte a fumetti del Far West. Il testo è quello delle emozioni, di un amore tra giovani, delle timidezze, dei desideri più o meno nascosti in un pomeriggio tra i libri, una scena insomma reale. nella quale tanti ex ragazzi non faticano certamente a rivedersi. Era il terzo estratto dall'album Grazie Mille, appunto del 1999. Buon ascolto! Go Ford for your next truck or SUV and find an easier way to buy with Woodhouse Ford today. And experience the convenience of buying with Woodhouse Ford. Save up to $13,000 off MSRP on a 2023 Ford F-150 XLT, plus 3.9% APR for 60 months with approved credit. $299 doc fee due at signing. Security deposit waived. Expires 1/02/2024. Satisfy your sweet and salty cravings at the Hy-Vee Snack Sale this Friday, Saturday, and Sunday, featuring Hy-Vee potato chips, 98 cents, Coca-Cola six-packs, $2.98 each when you buy four, Little Debbie snacks in a family pack, just $1.48 each. Get these hot deals and so much more during the Hy-Vee Snack Sale this Friday, Saturday, and Sunday only at Hy-Vee.